È un esercizio che corona degnamente la significativa ricorrenza del 150esimo di fondazione, la BPS. Questo è uno dei passaggi chiave della lettera inviata agli oltre 154.000 soci della banca. Tra le riflessioni odierne, scrivono il consigliere delegato Mario Alberto Pedranzini e il presidente Francesco Venosta, quella riferita al recente passaggio a SPA della banca ci sprona ad assicurare che il nostro modo di essere e lavorare non cambierà. In noi è forte più che mai la determinazione di proseguire a onorare lo scopo fondativo di questa istituzione, cioè a dire di soddisfare, in sintonia con il credito popolare, le esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese, delle cooperative, degli enti pubblici e privati, prestando peculiare attenzione ai territori serviti, a partire da quelli di origine della Valtellina e della Valchiavenna. Custodi della nostra storia e fieri del nostro patrimonio identitario, si legge, guardiamo al futuro e alle giovani generazioni con un ragionevole ottimismo, perché vogliamo che questa storia abbia a continuare nel rispetto dell'interesse generale e di tutti coloro che ruotano intorno alla banca, quale volano di sviluppo non solo economico ma anche umano e sociale.